Filmato, questo programma è stato presentato da Antica Norcineria di Lattanzi Franco e Figli. Questo programma è stato presentato da Antica Norcineria di Lattanzi Franco e Figli. Amici degli spettatori, bentornati all'appuntamento con istituzioni e cittadini. Siamo in attesa dell'ospite di oggi, Daniele Torquati, presidente del municipio 15. E proprio nell'attesa dell'arrivo del nostro ospite vi manderemo un filmato che invece riguarda il municipio, è una cosa un po' articolata, comunque riguarda in parte il municipio 14, dove c'è una sorta di incrocio pericolosissimo che, come dire, nel corso degli anni ha annoverato decine e decine di incidenti, addirittura si parla di decine di incidenti mensili, con incidenti anche piuttosto gravi, pericolosi, e anche con qualcuno che ci ha lasciato la vita. E l'abbiamo organizzato questo servizio, come dire, in maniera spontanea con rappresentanti del territorio, quindi vi mandiamo questo tipo di situazione che rappresenta qualche cosa molto tipica del nostro paese. Questo incrocio si trova esattamente in un crocevia, è il caso proprio di dirlo, dove insistono tre tipi di responsabilità istituzionale: il municipio qui 14, quindi il comune di Roma, il comune di Fiumicino e quindi il sindaco Esterino Montino, e il comune di Anguillara e quindi il sindaco Angelo Pizzigallo, mentre invece il presidente del 14esimo è Marco Della Porta. E adesso, dopo tanti anni, alcune scelte, come dire, di maggiore tenuta della pericolosità sono state messe in opera, le vedremo nel servizio, ma si è in attesa che finalmente queste tre realtà intorno a un tavolo stabiliscano di fare una rotonda che impedisca gli incidenti, impedisca i morti e dia maggiore tranquillità a chi abita in questa quadrante della nostra città, che per quello che riguarda Roma, comunque potremmo dire siamo nella zona di Tragliatella per chi la conosce. Vediamo il servizio e poi magari lo commenteremo insieme anche con l'arrivo del presidente del 15esimo, Daniele Torquati. La regia può mandare il servizio. Buongiorno, oggi è 11 ottobre e finalmente è stata mantenuta la promessa ai cittadini che a marzo, insieme al sindaco di Anguillara di Fiumicino Montino, il sindaco Pizzigallo e il presidente del municipio 14, che rappresentava il comune di Roma, Marco Della Porta, ci siamo riuniti per mettere in sicurezza appunto questo famigerato incrocio della strada provinciale 15B che incrocia appunto via Tragliatella. È un incrocio pericolosissimo e quindi l'impegno è stato mantenuto anche da parte della
città metropolitana che rappresentava appunto l'assessore Chioccia, che abbiamo posto l'importanza di metterla in sicurezza, e oggi hanno cominciato i lavori, quindi stanno facendo appunto le strisce, diciamo quelle rumorose, e cominceranno a 100 metri fino all'incrocio, dopodiché metteranno anche della segnaletica che devono andare a 30 all'ora, e anche degli stop luminosi che appunto indicano che c'è questo incrocio. Ecco, questa è l'importanza che appunto abbiamo raggiunto dopo un iter burocratico che purtroppo c'è nella pubblica amministrazione, però oggi dobbiamo dire finalmente ci siamo arrivati. Quindi ecco, io da parte di tutti i cittadini che rappresento in quanto sono consigliere del municipio 14 di Roma, e quindi io ringrazio i sindaci, torno a ripetere, Pizzicallo, Montino e appunto il presidente della Porta che rappresentava il comune di Roma. È stato detto che questo diciamo lavoro è un lavoro che anticipa il discorso di fare una rotonda proprio sull'incrocio, e appunto siccome ci sono delle proprietà di cui appunto ne fanno parte il comune di Roma, il comune di Fiumicino e il comune di Anguillara, sembra che non ci siano grossi problemi, e quindi da quello che è stato detto dall'assessore Chioccia della città metropolitana, se tutto va bene entro un anno e mezzo verrà realizzata questa rotonda appunto che incrocerà sia la strada provinciale 15B che via di Tragliatella. Ecco, io mi auguro e faccio un saluto a tutti i cittadini nella speranza che incidenti non ci saranno più, ecco, lo spero vivamente. Ecco, qui siamo sull'incrocio, ecco qui il momento che passa lo 030, e questo terreno qui fa parte del comune di Fiumicino, quindi è una proprietà privata di Anguillara, scusate, questo anche è Anguillara, di là è Fiumicino e di là ancora è Roma, quell'altro pezzo di là è Roma, quindi ecco, questo è l'incrocio proprio che serviva e serve adesso, come potete vedere, che la rotonda dovrebbe venire qui su questo centro qui. Una volta che c'è l'accordo, si parla di accordo bonario, come è stato già detto prima, che l'assessora Chioccia della città metropolitana ha appunto detto che qualora viene fatto l'accordo bonario entro un anno e mezzo, perché so e mi è stato detto che appunto da città metropolitana i tecnici che sono venuti ieri a fare il sopralluogo, che appunto stanno già progettando questa rotonda, quindi al momento in cui sarà pronto il progetto andranno diciamo dalle proprietà per appunto dare l'autorizzazione per procedere poi a fare i lavori della rotonda. Ecco, come vedete qui passano camion, passano tutti quanti, e speriamo di risolvere gli annosi problemi, perché questa è via di Tragliatella che da qui va fino all'incrocio di via Braccianese, da quest'altra parte va a Ponton dell'Elce verso i Terzi, anche questa si chiama via Tragliatella, mentre questa qua è appunto la strada provinciale che porta giù a Torre in Pietra. Quindi questa è stamattina, vedete quanto traffico c'è, e quindi ormai la gente si preoccupa, e quindi
sanno come comportarsi, sarà anche perché in questo momento stanno procedendo a fare i lavori, quindi sembra che vadano un po' più piano. Ecco, questo è quanto vi riferisco e quanto è quello che mi è stato riferito e l'impegno che è stato fatto non solo a me ma anche al presidente Marco Della Porta del municipio 14. Quindi ecco, speriamo che appunto evitiamo una volta per tutta incidenti, che qui è un continuo. Comunque vi ringrazio a tutti di avermi ascoltato e spero di avervi dato una buona notizia per quanto riguarda appunto tutta la zona di Fiumicino, che questa è la parte nord, diciamo, del comune di Roma, che torna a ripetere quello lì, quello è il comune di Roma, questo è il comune di Fiumicino, e Anguillara. Lei è la signora Elena, che è una mia vecchia collega, infermiera del San Filippo Neri, che abita qui all'incrocio, proprio a ridosso dell'incrocio, e fa parte del comune di Fiumicino. E, appunto, Elena, ma sei convinta di questo incrocio che adesso mettiamo in sicurezza? Allora, io sono convintissima, sono 18 anni che sto qua, ho visto talmente tanti incidenti, per cui credo che sia, diciamo, anche obbligatorio fare questa rotonda, perché diciamo, ci sono tutto il giorno, arrivano centinaia di camion dalla Braccianese che vanno sull'Aurelia e proprio non se ne buggerano di questo incrocio, e arrivano a tutta velocità, e quindi noi rischiamo, anche perché il rischio nostro che siamo in questo punto è maggiore forse degli altri che hanno comunque un marciapiede, hanno le luci sulla strada. Noi, se vogliamo andare a fare 20 metri, 30 metri, dobbiamo camminare dentro la cunetta, perché qui c'è la strada, cunetta, e poi c'è il muro di cinta, quindi dobbiamo camminare al buio dentro la cunetta finché succede qualcosa, cunette che nessuno ha mai pulito, perlomeno da quando io sono qui, 18 anni, tagliano sulla strada l'erba, però la cunetta non è mai stata pulita, no. Questo per quanto riguarda la strada, quindi vorremmo a questo punto la luce sulla strada perlomeno. E io ho anche pensato a mie spese di fare un marciapiede, anche perché se viene qualcuno, se io devo ricevere più di una persona, devono parcheggiare sulla strada, perché la signora che ha questo parcheggio grosso giustamente è suo, e alle 9 di quando chiude, praticamente se c'è qualche macchina che crede che quello sia un parcheggio pubblico, rimane chiuso dentro. Lui è Stefano Pontoni, che tutti noi conosciamo perché è il rappresentante di Fiumicino Nord delegato dal sindaco Montino, e quindi è lui che insieme a me abbiamo spinto anche appunto Fiumicino affinché questa opera venga fatta, perché ormai è una cosa, come ho già detto, è troppo importante fare quest'opera qui. Adesso appunto è l'inizio per la messa in sicurezza finalmente, per poi andare a finire al discorso dell'opera. Ecco, io ve l'ho presentato, quindi anche Stefano ci può dire qualcosa. Sì, buongiorno. Come diceva appunto Nino Bufalini, che è il consigliere municipale della 14ª municipio di Roma, e l'importanza di quest'opera, che ormai queste zone che sono divise tra il comune di Fiumicino, il comune di Roma e il comune di Anguillara hanno avuto un aumento demografico del 100%, e quindi anche l'aumento delle auto su questa strada, che è molto molto pericolosa. Qui si sono contati anche 4 incidenti al mese, la situazione era ormai diventata insostenibile. E sono anni che soprattutto Nino Bufalini
si imbatte in questa messa in sicurezza. Finalmente siamo arrivati con l'iter burocratico che è terminato, perché oggi iniziano i lavori di messa in sicurezza e Astral già sta sui disegni per fare questa benedetta rotonda. Quindi a breve avremo questa messa in sicurezza totale con la costruzione di questa rotonda, che fortunatamente porterà alla fine di questi incidenti, che fino adesso non sono stati gravi, però 4 incidenti al mese sono veramente tanti. Ah, ecco, volevo dire, Stefano, c'era la signora qui che conosco da anni, eccetera, che diceva che appunto questo è un punto morto, cioè c'è questo palo solo di illuminazione, e ha lamentato pure la pulizia di queste cunette, perché veramente se uno si deve fare un pezzetto a piedi. E è stato pure suggerito, forse è bene ricordarlo, di mettere uno di quei, come si chiamano, che no, che fanno la rilevazione di velocità, ma che diciamo fanno le multe, perché qui quando passano è una cosa allucinante. Quindi dovremmo sentire anche Montino di fare una lettera proprio di sollecito di questa situazione, come già io ho fatto, perché ieri hanno fatto il sopralluogo, è venuto l'ingegnere qui del porto di Città Metropolitana, e quindi hanno fatto il sopralluogo per vedere alcune criticità, e scriveranno sicuramente a Anguillara, a Fiumicino, eccetera, per queste criticità. Tutto qua. Allora, io ero già al corrente di questo problema e della messa in sicurezza, ovviamente stando sul territorio di Fiumicino, l'illuminazione e se possibile un tratto di marciapiede ci penserà sicuramente Fiumicino. Beh, io penso che una volta che viene fatta comunque la rotonda, la gente viene anche limitata nel correre, perché comunque sia quando c'è la rotonda devi per forza rallentare. Però ovviamente tutto quello che può essere fatto per la sicurezza dei cittadini sicuramente verrà fatto. L'importante è stato adesso iniziare e partiamo con questa rotonda. Poi dopo la messa in sicurezza per quanto riguarda l'illuminazione e quanto riguarda anche la viabilità ci penserà sul tratto a destra che è Fiumicino, il comune di Fiumicino. Siamo anche il nostro amico consigliere regionale di zona, perché è di Anguillara, quindi sta qui vicino a noi. È stato colui che ci ha dato una mano anche sollecitando più volte la provincia nella persona dell'assessora Chioccia, e quindi ecco, io finalmente gli devo dire grazie anche a lui, perché il tutto è partito il 3 di marzo su questa situazione, e quindi era lui presente, e oggi eccolo qui, è presente diciamo per controllare che appunto vada tutto a regola. E quindi gli passo la parola. Emiliano, a te ancora grazie da parte dei cittadini. Tu sai, io rappresento il municipio 14, tu sei di Anguillara, noi stiamo sul terreno, qui stiamo sul terreno di Fiumicino. C'era anche Stefano Pontoni, però è dovuto scappare pure lui. Quindi ecco, ti lascio la parola a te, dicendo come la vedi questa situazione, e ti chiedo di prendere atto, perché molti mi hanno sollecitato per un intervento più incisivo, cioè mettere i due auto velox, uno che viene dall'Aurelia verso la Braccianese, e l'altro dalla Braccianese che viene verso l'Aurelia, a 100-200 km dall'incrocio, perché è importantissimo, perché non aspettiamo che ci arrivi al morto. Quindi a te la parola. Grazie Nino, intanto complimenti a te come rappresentante di questo territorio e a tutti coloro, hai citato Stefano Pontoni, potremmo citarne altri, che si sono dati da fare nel corso degli ultimi mesi, ma vorrei dire degli ultimi anni, per migliorare le condizioni di questo comprensorio, e in modo particolare per accendere un faro
su questo incrocio, che è veramente uno dei punti nevralgici di tutta la mobilità, di vorrei dire almeno di Roma Nord. Badate, parliamo di uno degli incroci più pericolosi e con maggiore percentuale di incidentalità e di insicurezza stradale, appunto, di tutto questo ambito territoriale. Per questo si è detto bisogna accendere un faro e mettere un punto fermo, perché rischiamo che come dire, gli incidenti possano produrre non solo feriti ma addirittura morti, possano cioè produrre un'insicurezza costante per chi vive qui e per chi, per ragioni le più varie di lavoro e quant'altro, percorre costantemente sia via di Tragliatella che via Casal Sant'Angelo. Ecco, oggi raggiungiamo un primo importante risultato. Primo importante risultato sulla base delle spinte, della manifestazione di queste criticità, la città metropolitana guidata dal sindaco Gualtieri e grazie alla consigliera delegata Manuela Chioccia ha prodotto un primo risultato. La segnaletica orizzontale e verticale, una messa in sicurezza di tutta quest'area in attesa di una seconda fase che speriamo sia la più breve possibile, con la realizzazione che è nei programmi della città metropolitana di una rotatoria che a quel punto, come dire, completerà l'operazione e farà in modo che effettivamente non si possa più parlare di questo incrocio come un incrocio pericolosissimo, come l'incrocio degli incidenti. Ecco, ha ragione Nino quando dice che qualsiasi ulteriore strumento di come dire, disincentivazione dell'alta velocità va messo in atto, perché ripeto, tutti gli strumenti sono utili per fare in modo che prima di tutto venga la sicurezza stradale, che prima di tutto venga l'incolumità delle persone, perché qui può attraversare e attraversa una mamma con un bambino, può attraversare e attraversa una persona anziana, può attraversare e attraversa una persona in quel momento magari anche un po' distratta, ma non è possibile che ciò produca morte o il ferimento delle persone poc'anzi citate. Ecco, dobbiamo continuare a lavorare, lo stiamo facendo positivamente, lo stiamo facendo con risultati anche egregi. Oggi un piccolo segnale importante, ma come dire, un passo in avanti veramente serio che andava sottolineato. Quindi, caro Nino, procediamo su questa strada e lo diciamo, come dire, a ragion veduta, su questa strada. Bene. Quindi ecco, ancora grazie a Emiliano Minnucci e soprattutto, come dice il nostro presidente del municipio Marco Della Porta, e dice un passo alla volta. E in effetti è così. Io sono stato eletto il 5 di ottobre 2022 con questo passo alla volta, che abbiamo trovato la collaborazione da parte di tutti. In sette mesi siamo riusciti a fare questo importante passo. Comunque grazie a Emiliano e speriamo, appunto, soprattutto, ecco, ribadisco l'importanza di una auto velox. Quindi è impegno tuo personale in questo momento in favore dei cittadini, perché ci tengono, e in più in tanta gente ha detto che bisogna che ci sia un'auto velox, perché qui soprattutto i camion che vengono da parte del basalto, delle cave di basalto, qui proprio a gogo scorrono a 80-90, è una cosa veramente obbrobosa. Comunque, di nuovo grazie Emiliano e a presto. Grazie. Bene, benvenuto a Daniele Torquati, presidente del 15° municipio. Abbiamo fatto vedere una situazione del 14°, ai confini con te praticamente. Sì, ai limiti. E questo è, credo, uno spaccato, il servizio credo che l'abbia dimostrato in maniera inequivocabile, no? Lì c'è un incrocio dove intervengono tre istituzioni. Esatto. Fiumicino, Comune di Fiumicino, Comune di Roma e Comune di Anguillara.
E queste tre istituzioni per stabilire di fare una rotonda che consenta una situazione di tranquillità del traffico e delle vite delle persone, degli incidenti e anche del blocco del traffico che si viene a determinare, cioè, sono passati 10 anni. Cioè, tre istituzioni che si dovrebbero parlare in maniera più semplice. Ah, e quarta istituzione, l'area metropolitana. Esatto. No? Allora, quando furono sciolte le province, no, perché dicevano che non servivano più a niente, eccetera. Io la mia vecchia idea la dico a bassa voce perché so che sennò Daniele mi picchia finita la trasmissione. Io ero più per dare maggiori poteri alle province e non fare le regioni. No, io sono d'accordo. Perché... Ah, sei d'accordo? No, io sono d'accordo del fatto che le province, diciamo, io credo che sia stato un errore, diciamo, sull'onda dell'antipolitica di cancellare il sistema, diciamo, di prima elezione delle province, tant'è che sono anni ormai che i consiglieri provinciali sono eletti dai consigli comunali dei comuni del Lazio, che secondo me è poco, diciamo... Con un risultato che anche comuni importanti, c'è stata una fase che comuni importanti come Velletri e Civitavecchia, quindi due grandi comuni, due grandi realtà, sì, sì. Cioè, con il meccanismo elettorale di secondo piano, addirittura non erano rappresentanti dell'area metropolitana. Banalmente i municipi di Roma non sono rappresentati perché votano solo i consiglieri comunali di Roma. Appunto, appunto. Ci abbiamo comunque una signora al telefono e poi ritorniamo sull'argomento, perché credo che ragioniamo un attimo proprio su questa esperienza qui per far capire quando poi le istituzioni trovano difficoltà a mettersi d'accordo su una cosa semplice come quella che abbiamo fatto vedere. Quindi questa vicenda va ben al di là della rotonda di Via di Tragliatella con la Braccianese. Pronto? Pronto? La signora giustamente si è stancata. Se c'è ancora... Ah, va bene, se ritorna me lo dite, la mandiamo in onda subito. Ecco, dicevo... Il cittadino poi come rimane di fronte a situazioni di questo genere? Beh, in realtà questa è la solita burocrazia delle amministrazioni. Noi ormai da un po' di tempo, ma da sempre, scegliamo un altro tipo di approccio, cioè nel senso che qualsiasi cosa accade nel nostro territorio, pur non essendo di nostra stretta competenza, comunque è di nostro interesse. Quindi lo facciamo quotidianamente, ci occupiamo dei lavori di altre istituzioni, dell'Astral come in questo caso. Collaboriamo con le amministrazioni vicine, per esempio sulla stazione di Montebello abbiamo comunque ascoltato e sentito tutti i comuni limitrofi, nonostante, diciamo, quella stazione per esempio è nel nostro territorio ma viene utilizzata dalla maggior parte di persone che abitano in altri comuni. Diciamo, non si può, in questa fase storica in particolare, non ci si può limitare le proprie competenze, ci si deve andare oltre, si devono sempre prendere maggiori responsabilità. Allora, ritornata la signora che era caduta al telefono. Pronto? Pronto, buongiorno. Mi dispiace disturbare nuovamente il presidente Torquati, ma io volevo evidenziare la problematica della strada via Saronno, che è una strada privata ad uso pubblico, nel quale c'è gente, oltre ai residenti, ci transitano anche tantissime persone che vanno a fare equitazione e altre cose, ed è una strada che purtroppo è soggetta ad allagamenti e crea pertanto problemi sia a noi residenti che comunque rischiamo già alluvionati nel 2014 perché non ci sono tombini e la manutenzione dei campi di antistanti è fatiscente. E inoltre, come ho inviato anche una segnalazione ai vigili, sono stati fatti degli argini da parte dei proprietari dei terreni nel quale ci sono stati lasciati tronchi, rami ed eccetera eccetera, per cui se in questo caso il comune, il municipio può intervenire affinché ci sia da parte loro una maggior ci possa dare maggiore tranquillità e sicurezza per in caso di forti piogge come purtroppo sta accadendo in quest'ultimo periodo. Benissimo, signora Valone, le facciamo rispondere subito da Daniele Torquati. Grazie. E poi ciao. Grazie, ciao. E poi ritorniamo sull'argomento. No, ha ragione, innanzitutto non disturba,
tutti sanno, insomma, che sono particolarmente attento sulla questione del rischio idrogeologico. Lì, tra l'altro, nel 2014 ci fu proprio un problema di natura idraulico proprio in quel punto, non solo a Via Saronno, ma all'incrocio tra Santa Cornelia e Via della Giustiniana, per cui dopo abbiamo messo anche il presidio fisso della Protezione Civile, della nostra squadra della Protezione Civile, per cui abbiamo dato, diciamo, con un accordo tra Comune, Municipio e la squadra di Protezione Civile, una parte di territorio, di terreno alla Protezione Civile. Il terreno di fronte, che è quello, il piano naturale di esondazione, accanto al PIM, è stato pulito di recente, è stato bonificato di recente, e manca ovviamente la raccolta delle acque meteoriche su Via Saronno. È un progetto un po' complesso e lungo, sul quale stiamo lavorando, come stiamo lavorando sulla segnalazione. Non sapevo che l'avesse fatto la signora, ho riconosciuto la voce, ai vigili per la questione dei tronchi e dei rami, ma credo che sia necessario, ma la signora lo saprà benissimo, che la priorità è la pulizia dei fossi in generale, cioè nel senso del fosso che viene da Formello, che è quello che scende sulla Santa Cornelia, compreso il fosso che poi arriva fino a Via Frassineto e poi si riconduce qui sotto da noi praticamente. Esattamente, sì. Tra l'altro nel 2014 il grande accumulo di acqua venne proprio da più a nord, cioè dai terreni che vengono da Formello. Quindi che possiamo dire la parte alta verso a valle. Esatto. Poi nel 2014 purtroppo la prima volta che feci il presidente erano 6 mesi che ero insediato e io già avevo segnalato, diciamo, i fossi a chi di competenza, e purtroppo anche in quel caso diciamo siamo arrivati lunghi. In questo caso, anche se abbiamo molto lavoro da recuperare, i cittadini di Prima Porta lo sanno, una parte insieme alla regione l'abbiamo pulita, la parte che la regione aveva finanziato al Comune di Roma 2 anni fa, che 3 anni fa non è stata pulita, e che dobbiamo recuperare quei fondi e velocizzare la pulizia dei fossi. Comunque la segnalazione ovviamente non disturba, perché è un cruccio, diciamo, poi importante. Questa si chiama istituzione cittadini, quindi a pari dignità. Ecco, ritorniamo sul discorso del servizio che abbiamo mandato. No, paradossalmente chi segnala, come in questo caso, cose importanti e fondamentali, si fa sempre il problema, perché invece altri fanno segnalazioni delle più disparate. L'altro giorno mi è arrivata una nota, perché nel distributore vicino, una nota scritta, perché nel distributore vicino non gli hanno dato la benzina, come se fosse competenza nostra. Vabbè, però voglio dire, ritornando al discorso del servizio, che è molto indicativo, no? Su una cosa di un'essenzialità unica e anche di una semplicità unica di realizzazione, lo abbiamo visto dai filmati. E non ci si riesce, no? Passano 10 anni e tu hai fatto una osservazione poco fa, che poi sono la burocrazia. Potrei fare un altro esempio che in questi giorni, ahimè, va molto di moda, che è quello dei pannelli solari, no? Cioè, no, però per mettere il pannello solare sopra casa mia, eccetera, eccetera, non so quanti passaggi, non si riesce a fare uno sportello unico. Ritorniamo, è la burocrazia. E io dico sì, la burocrazia va bene, è il problema, ma la politica, di destra e di sinistra, perché in questo paese sono avvicendati gli uni e gli altri, ma la colpa è della politica che sta burocrazia non riesce a contenerla giusto recinto, no? Definiamo bene le cose, è colpa della paura di sbagliare della politica, cioè nel senso che io credo che il politico o la politica è quello, insomma, che riceve le critiche dei cittadini e delle cittadine. Spesso negli ultimi anni la politica si prende meno responsabilità non facendo nulla per non rischiare di sbagliare. Il tema è che il politico, se viene eletto, si deve prendere maggiori responsabilità di quelli di chi anche rischia molto della propria vita privata e firma le carte. E quindi ha anche delle responsabilità, anche i tecnici hanno delle responsabilità molto grandi, ma la politica e i politici devono riscoprire il dovere di prendersi maggiore responsabilità. Noi purtroppo, cioè purtroppo per fortuna, lo facciamo quotidianamente, andiamo sul serio oltre ad ogni tipo di competenza. Spesso viene riconosciuto, per esempio noi interloquiamo, come ho detto prima, adesso stiamo ridiscutendo, riparlando con l'ANAS per la questione dei lavori della Cassia Bis, per cui non è proprio pensabile un nostro intervento sulla Cassia Bis. Però, per esempio,
Il sistema anche della sicurezza e della capacità, insomma, di raggiungimento dei luoghi è una nostra, non è una nostra responsabilità diretta, ma è un nostro interesse. Diciamo, per esempio, quello che è successo, diciamo, le file interminabili dell'inizio settembre, con ANAS, diciamo, rischiava anche di produrre delle difficoltà, con l'ospedale Sant'Andrea, con difficoltà enormi dal punto di vista della viabilità, e in maniera molto serena abbiamo chiesto, diciamo, l'interruzione, nonostante abbiamo riconosciuto, per esempio, in quel caso che quegli interventi erano importanti per la sicurezza degli automobilisti, che però devono essere fatti in periodi concordati con le altre amministrazioni. Allora, io ho un dovere pubblicitario, poi ritorniamo sull'argomento perché vorrei inserire quello che stiamo dicendo dentro a quei passaggi in più che da tempo vengono rivendicati, quelli dell'autonomia dei municipi, no? Come si coinnesta tutti questi passaggi poi con quella maggiore capacità di intervento da parte di chi sta Certo. sul territorio. La pubblicità. Per ogni questione di diritto e per ogni controversia giudiziaria potete rivolgervi al nostro studio legale, alla email ercolileonardo@libero.it e al numero di cellulare 338 3358 640. City Wonders. Top-rated tours for world-class wonders. La nostra cartoleria è in via Francesco Marconi 2, zona Pineta Sacchetti. Offriamo prodotti di cartoleria, cartotecnica, forniture per ufficio e forniture scolastiche. Siamo un punto ricezione pacchi, affiliati punto Amazon Abcanter, TNT Point, punto Poste e DHL Point. Presso il nostro punto potrete effettuare i vostri resi Amazon con DHL e punto Poste. L'Eco-Infissi Roma propone infissi innovativi grazie ai quali si può ottenere un elevato isolamento termico e un alto risparmio di energia elettrica e gas, un elevato isolamento acustico, un maggiore comfort abitativo, eliminando fenomeni come muffa, condensa e umidità. Innalzamento della sicurezza antieffrazione, la possibilità di ottenere agevolazioni fiscali e bonus fiscali con sconti fino al 50%. In sintesi, 5 punti importantissimi, come le parole che compongono il nostro slogan: la qualità è per sempre. Oggi sono venuto a trovare una norcineria eccezionale di un mio amico, Lattanzi, un carissimo amico. E io, da bolognese che amo i prodotti che ci sono qua, vengo a Roma qua, perché soltanto qua mi ricorda la mia Emilia, tutte le fabbriche di salumi e queste cose. Guardate, guardate. Vabbè, però c'è una sorpresa. Venite, venite. Guarda tutta questa serie di salami. La cosa bestiale che io ho detto, mi dà un po' di salame. Va bene, ora è un panino col salame. Si è presentato con questo.
Questo mi ricorda quando ero bambino, che, capiamoci bene, quando ero bambino che mia nonna e mia madre appendevano tutti i salami al soffitto. Però se io ti dico dammi un panino al salame, io dove lo metto che c'è un panino così, dove ci sta tutto sto salame qua? È questo che non capisco. Quando venite qua, e verrò anch'io perché è veramente un amico, cerco anche di tirare un po' sul prezzo. Non chiedete più, voglio un etto di salame, un chilo di salame. No, voglio 2 metri di salame, 3 metri di salame. Poi a casa ve lo dividete, chi vuole 42 centimetri, chi vuole 15 centimetri, e si va così il salame, non più a fette, a centimetri. Vabbè, bello, solo che c'ho sto panino, vabbè. Antica Norcineria di Lattanzi Franco e figli, via Casilina, chilometro 21 e 600, laghetto di Monte Compatri, telefono 06 94 76 055, www.antica-norcineria.com. Allora, ritorniamo sul discorso della burocrazia letta con la chiave, come possiamo dire, della maggiore autonomia che si è sempre richiesta e che in qualche maniera questa giunta alcuni passi l'ha fatti, sì. No? E come si vince questo ostacolo della burocrazia? Perché io ti dirò, mi sono un po' stancato di sentire dire dai politici tutti, no? È la colpa della burocrazia. 5 Stelle per 5 anni nel Consiglio Comunale di Roma alcune cose non si possono fare perché se no poi la Corte dei Conti e se no poi la magistratura. Ma è vero, succede. È vero, no, tutto vero. Poi leggo ieri su... un giornale, un esperto di problemi di energie alternative, che diceva sto cercando di mettere i pannelli solari a casa mia, non ci riesco perché non so quante pratiche burocratiche, anche lì a colpa è della burocrazia. E allora dico, visto che state facendo da tempo, io mi auguro che riusciate a farne sempre di più, di maggiore autonomia dei municipi, questa roba poi come si scontrerà con la burocrazia? La situazione è questa. C'è da sorridere. No, la situazione è questa, nel senso che per l'ennesima volta il processo di Roma Capitale, quindi della legge speciale per Roma Capitale, si è interrotto perché il governo è caduto. Io spero che il nuovo governo, diciamo, riaffronti il tema. E come ho detto sempre, quello che si è rivelato è vero, diciamo che al netto della legge speciale per Roma Capitale, che Roma si merita, come le altre capitali europee. Però abbiamo sempre detto che i tempi sono lunghissimi. Quindi. Sì, sì. Al netto di questo però bisogna affiancare delle opere, diciamo, di decentramento, ormai termine abusatissimo, però per capirci è questo. Il primo passo potrebbe essere quello, per esempio, di ridurre i passaggi tra comune e regione sull'urbanistica, che è una cosa che stanno vedendo in queste ore, in questo momento, in Consiglio regionale, e spero che vengano fatte nel più breve tempo possibile, dopo, diciamo, i primi mesi. Sono quelle deleghe che, senza entrare in polemica, la sindaca Raggi la volta scorsa, non so se vi ricordate il video, sostanzialmente rinunciava durante la commissione dei regolamenti. Quelli che gli avrebbe dovuto concedere, esatto, la regione, no? Esatto. E diciamo, invece, fortemente noi vorremmo, diciamo, che queste deleghe, a differenza del passato, passino direttamente all'amministrazione comunale, velocizzando un passaggio, cioè quel passaggio. E poi dal Campidoglio? Il Campidoglio può autonomamente, senza chiedere il parere alla regione, di dare il proprio parere. Ovviamente presuppone per il Campidoglio un maggiore approfondimento di ogni pratica, un maggiore dispendio di energie anche di personale. Questo è un tema, diciamo, generale. Quindi a livello di municipi poi questa roba si viene a tradurre anche nelle, diciamo, competenze? Diciamo che se un cittadino presenta una pratica in municipio... Carrabile, che deve? No, il passo Carrabile lo già facciamo noi come direttamente. Quello lo facciamo noi come direttamente. Anzi, bisognerebbe diciamo, approfondire molto di più, perché per esempio i passi Carrabile... Allora, fammi un esempio di un passaggio che riguarda l'urbanistica. Ma un cambio di stazione d'uso sull'urbanistica, un accordo di programma, una cosa anche per la città. Lo stesso stato
stadio della Roma, diciamo, ecco. Se quelle deleghe urbanistiche... Ma sullo stadio della Roma può essere municipio da solo? Che no, municipio, è il comune da solo. Invece di chiedere il parere questo della regione, sì, questo ridurrebbe diciamo del 50%. Un passaggio successivo di competenze a livello territoriale, quindi di municipio? Beh, adesso entro dicembre noi come quindicesimo municipio ragioneremo sul decentramento del verde, quindi invece che il municipio di chiedere al Dipartimento Ambiente di intervenire su un'area verde sotto i 5.000 metri quadri, dovremmo e potremo intervenire direttamente perché saranno di competenza nostra. Questo è e già, se non ho capito male, perché abbiamo avuto qualche tempo fa qui Catarci, che è l'assessore al decentramento, era stato detto anche sulle competenze di spesa una maggiore libertà decisionale. Sì, questa è una proposta diciamo che faccio da oltre 10 anni, di spesa e di capitoli di spesa, perché il tema è che noi non, quando approviamo il bilancio come municipi, non approviamo il bilancio del municipio, approviamo il bilancio del Comune di Roma complessivo, dove all'interno c'è una parte dedicata ad ogni municipio. E quindi noi diamo un parere al bilancio del Comune di Roma complessivo, anche se modifichiamo delle parti del nostro bilancio. Quello che abbiamo chiesto da tempo e che sul quale l'assessore Catarci sta ragionando è proprio l'autonomia di ragionerie. Noi per esempio per aprire un mutuo e fare una gara dobbiamo chiedere alla ragioneria centrale se va bene, e questo ci dà, la ragioneria ci dà il parere. Diciamo, avere una ragioneria interna e una leggera autonomia dal punto di vista contabile da parte del municipio toglierebbe un ulteriore passaggio. E anche il passaggio da un capitolo a un altro di spesa, quindi maggiore sempre economia. Variazioni di spesa, quelle sono le variazioni di bilancio, per cui in alcuni casi addirittura si deve passare in giunta comunale o in consiglio comunale. Cioè, se tu c'hai un residuo che non hai speso per una determinata luce. Da quest'anno non succederà più, nel senso che questo è anche un tema diciamo importante dell'amministrazione, cioè impegnare i fondi, utilizzarli tutti è bene, è diciamo una delle prerogative di un'amministrazione che funziona. Noi adesso abbiamo fatto subito un recall degli impegni di spesa, diciamo di quanti impegni di spesa abbiamo fatto, e siamo tra l'80 e l'85%, ciò vuol dire che ci manca il 15% per il bilancio del 31 dicembre, siamo in regola. Questo tipo di scelta, no, che sta andando avanti, io ho sempre detto, in attesa della legge speciale su Roma, intanto c'è una possibilità decisionale da parte del Consiglio Comunale di Roma di iniziare questo processo di autonomia maggiore di quanto non sia stato. Sono tutti passi diciamo propedeutici a questo. Quindi le deleghe alla regione per il comune per i municipi, snellisce di molto tutte le pratiche. Questi passaggi, quelli qui compiuti, Daniele, che benefici secondo te possono avere apportato nei confronti della vivibilità del cittadino? Non avere più la scusa, anche noi non lo facciamo mai, ma non avere più la scusa del politico di dire o del tecnico di dire non è di mia competenza, che è una cosa tra le più... Come fai un esempio concreto proprio? Non arrivano i fondi per il sociale e quindi la variazione di bilancio deve passare in consiglio comunale, avere maggiore autonomia o un ritardo su un cantiere. Noi facciamo la gara, bandiamo la gara, apriamo il mutuo, chiediamo il parere alla ragioneria ci risponde e noi possiamo mandare avanti la gara. Avere maggiore autonomia di contabilità, ciò vuol dire non fare il passaggio di richiesta di parere. Quindi la risposta al cittadino diventa più veloce, più immediata, più comunque diretta. Non si dice mai aspettiamo il parere aspettiamo il dipartimento il dipartimento che ci risponda. È una cosa che noi non diciamo mai, però spesso accade che nei municipi, quando sono governati da chi non si prende le responsabilità, si dice purtroppo è colpa del dipartimento. Noi non lo facciamo mai a prescindere, diciamo, però questo toglie ogni tipo di scusa. Senti, vediamo altri due argomenti, poi se tu sei d'accordo magari l'ultimo quarto d'ora, 20 minuti lo dedichiamo alla politica e al tuo giudizio sul risultato elettorale, che cosa deve fare il PD, visto che quella forza politica rappresenti nel quindicesimo municipio dovrà portare avanti al congresso come, quando, con chi, che cosa cambiare, che cosa eliminare. Io dico sempre che anticipo la cosa, così ci pensi per la fase successiva della trasmissione, il fatto di cambiare nome la trovo una cretinata,
dico il mio parere, non è un problema di magliaggio, non di facciata, è un problema di sostanza, e andiamo a parlare di questo, ma ne parliamo subito dopo. Invece volevo sollecitare il tuo giudizio, le tue considerazioni sul problema della gestione dei rifiuti. Sì. Non casualmente, perché quando si è parlato del biodigestore che doveva venire nel 15° municipio e sul termovalorizzatore, le posizioni di Daniele Torquati, insomma, non sono state di passiva accettazione, ma ha detto alcune cose. No, io credo che anche in questo caso bisogna assumersi le proprie responsabilità. Noi sappiamo che Roma è una delle città che ha bisogno di impianti e quindi la direzione presa dal sindaco è quella di fare gli impianti senza anche in questo caso dire che è colpa di qualcun altro. E dire che è colpa della regione. Roma deve avere una propria autonomia impiantistica, su questo nessuno lo mette in dubbio. Questi impianti però devono essere fatti bene e collocati in zone accessibili, perché anche gli impianti devono avere delle performance adeguate a un piano industriale adeguato, che è quello dell'azienda. Sul biodigestore che doveva avere il 15°, il biodigestore, l'amministrazione comunale semplicemente non è l'area idonea. Ciò non vuol dire che non è l'area idonea perché è nel mio territorio, nel nostro territorio. Io non faccio questo tipo di discorso, nel senso che quell'area è stata scelta dalla precedente amministrazione con un principio, diciamo, poco opportuno, cioè un'area di proprietà comunale. Quell'area di proprietà comunale per loro era la più idonea. E dal punto di vista industriale, secondo me, non è la più idonea. Però nel momento in cui dici che quella non è la più idonea, ce n'è un'altra che è indicata? Sì, non è detto che, per esempio, non possa essere realizzato su sistemi di viabilità molto più accessibili. Cioè, nel senso che lo stesso impianto... Quindi avete indicato l'alternativa, questo voglio dire? No, vorremmo capire se c'è lo spazio di l'indicazione di un'altra area alternativa. Noi lo facciamo, io l'ho fatto semplicemente a garanzia del sindaco, perché so benissimo che gli impianti devono essere fatti. Secondo me, leggendo le carte, leggendo la via, cioè la valutazione di impatto ambientale, quel sistema lì, cioè quell'impianto è complicato da fare in quella zona. Quindi voi discutete, quelli che parlano bene lo chiamano la location. Sì, però vorrei essere chiaro, non è il no perché è nel mio territorio, è il no perché, secondo me, dal punto di vista industriale, quella non è una scelta giusta. C'è una localizzazione migliore, secondo me. Sì, se io devo fare, ma ce ne sono tanti di esempi, all'interno della via è molto semplice, ci sono 70-80 prescrizioni che la Regione Lazio diede per un impianto simile alla Giunta Raggi. Se ci sono 70-80 prescrizioni, quell'intervento non è così performante come un intervento che non ha 70-80 prescrizioni. La più banale è quella della viabilità. C'è un parere, diciamo, positivo, però che non comprende la viabilità. Se io devo fare un impianto che costa 100 e per adeguare il sistema di viabilità devo spendere altrettanti soldi, vuol dire... E quindi 100, anche per adeguare, cioè, la viabilità, quell'impianto mi costa 200. Per capire meglio io, per far comprendere anche chi ci segue da casa, voi dite, dico dei numeri a caso ovviamente, lì il biodigestore non starebbe bene, starebbe meglio di qua, perché se dobbiamo far transitare 60 camion al giorno, esatto, questa viabilità non è, esatto, adatta, no? Esatto. E se io devo fare, e se la Regione Lazio in questo caso... Però dice, i poteri della Regione Lazio l'ha assunti il sindaco oramai. Io speriamo che questo arrivi subito, diciamo, ecco. No, dal punto di vista dei rifiuti lo fa. Diciamo. Però comunque quelle prescrizioni rimangono, non è che, ah, sì, certo, non è che si possono, ci sono, no, aree, certo. Secondo me il tema è dell'azienda AMA, che deve avere un piano industriale adeguato alle esigenze di Roma, cioè nel senso che capisco l'esigenza di fare, cioè noi vogliamo fare gli impianti, vogliamo anche essere utili a fare gli impianti, ma vogliamo farli sulla base anche del fatto che possono essere realizzabili. Secondo me quella collocazione lì, diciamo, rende difficile l'impegno che si è preso il sindaco nei confronti della città di realizzazione dell'impianto. Io ho la pubblicità e poi sull'argomento ci ritorniamo, perché poi da qui anche il discorso del termovalorizzatore cerchiamo di affrontarlo con il nostro ospite di oggi. La pubblicità. Per ogni questione di diritto e per ogni controversia giudiziaria,
potete rivolgervi al nostro studio legale, alla email ercolileonardo@libero.it e al numero di cellulare 338-3358-640. La nostra cartoleria in via Francesco Marconi 2, zona Pineta Sacchetti. Offriamo prodotti di cartoleria, cartotecnica, forniture per ufficio e forniture scolastiche. Siamo un punto ricezione pacchi, affiliati punto Amazon Hub Counter, TNT Point, punto Poste e DHL Point. Presso il nostro punto potrete effettuare i vostri resi Amazon con DHL e punto Poste. City Wonders. Top-rated tours for world-class wonders. MG 2007 Restauri Edili SRL. Ristrutturazione appartamenti, impianti idraulici ed elettrici, opere di pittura, manutenzione. Via Orazio 31 00 193 Roma. Telefono 338-2688-132 oppure 338-6353-321. mg.2007@outlook.it. Ragazzi, venite con me, voglio andare a vedere queste cose. Questo che è? Qui abbiamo il cotechino. Cotechino. Un? Lonzino. Un lonzino, cotechino, marmellata. Da Lattanzi? Sì, da Lattanzi. Oh, questa è tutta roba che la trovi da... Mamma mia, che buono. Ciao, da Lattanzi. Da Lattanzi. Ciao, così mi piace. Adesso scappa, scappa. Ma quanta gente da Lattanzi! Fanno fila piccoli e grandi per imbandire cene e pranzi. C'è chi compra prima, c'è chi compra dopo. Ma quel che conta è che tutto costa poco. Antica Norcineria di Lattanzi Franco e Figli, via Casilina, chilometro 21 e 600. Laghetto di Monte Compatri, telefono 06 94 76 055, www.antica-norcineria.com. Lego Infissi Roma propone infissi innovativi grazie ai quali si può ottenere un elevato isolamento termico e un alto risparmio di energia elettrica e gas, un elevato isolamento acustico, un maggiore comfort abitativo, eliminando fenomeni come muffa, condensa e umidità. Un innalzamento della sicurezza anti-effrazione, la possibilità di ottenere agevolazioni fiscali e bonus fiscali con sconti fino al 50%, In sintesi, 5 punti importantissimi, come le parole che compongono il nostro slogan. La qualità è per sempre. Allora, veniamo di finire, si fa per dire, il discorso sulla gestione dei rifiuti. Ecco, il sindaco, un'altra cosa sulla quale ha puntato e sembra che non abbia intenzione di recedere, nonostante
gli inviti di Conte che dice faccio l'alleanza larga per le regionali se togliete il problema del termovalorizzatore. Tu Daniele su questa vicenda pure insomma qualche elemento di critica l'hai sollevato? No, non ho sollevato critica. Sul fatto della scelta? No, non ho sollevato critica. Io sono molto laico, cioè sono abituato a cercare la risoluzione dei problemi. Purtroppo è così, nel senso che da amministratore quello ci si chiede e quindi lo facciamo. Io credo che il termovalorizzatore sia uno dei metodi per risolvere il problema a Roma. Bisogna capire qual è la direzione, cioè se la direzione è il termovalorizzatore, però ci dobbiamo tenere in mente che non possiamo in alcun modo retrocedere per quanto riguarda l'avanzata della raccolta differenziata, perché comunque diciamo utilizzare il termovalorizzatore per tutti i rifiuti, cioè quello indifferenziato, comunque non è un problema, cioè è un problema, quindi va bene il termovalorizzatore che tratta la parte residuale dei rifiuti, ma nello stesso tempo non ci si può allontanare dal tema della raccolta differenziata. Allora, vediamo di tradurre quello che tu hai detto, se ho compreso bene. Il sindaco dice che devo fare un termovalorizzatore, ha indicato anche la location in questo caso, no? Sotto Albano, eccetera, eccetera. Lì una delle obiezioni è che la strada è troppo insufficiente per i 60 camion che dovrebbero. E la dimensione del termovalorizzatore, 600.000 tonnellate. 600.000. L'osservazione che tu facevi poco fa, non dobbiamo recedere sulla differenziata, che significa che più utilizzi la differenziata e meno ti serve la dimensione del termovalorizzatore. Però la situazione di Roma è così talmente compromessa dal punto di vista del trattamento dei rifiuti che qualsiasi cosa si fa, cioè qualsiasi impianto, comunque contribuisce a risollevare e a alleviare i problemi di Roma. Perché al netto del fatto che mancano e al netto degli incendi che ci sono stati, noi trattiamo pochi rifiuti e li dobbiamo pagare ad altre amministrazioni, li dobbiamo pagare per essere trattati. Quindi qualsiasi cosa si fa lo si deve fare però attraverso una strategia. Va bene il termovalorizzatore, però affiancato anche ad altri impianti come quello del biodigestore o gli impianti di trattamento della carta o gli impianti del vetro, cioè che sono tutti compresi all'interno di quel pacchetto. Ora però uno degli obiettivi, cioè, per essere chiari, Roma ha così bisogno di tanti impianti che non si può limitare a pensare che attraverso il termovalorizzatore si è risolto il problema di Roma. Cioè, buttiamo tutto lì dentro. La sfida del sindaco a Malagrotta è da far tremare i polsi. Cioè, il sindaco Gualtieri ha preso una strada di coraggio, cioè senza nessuno scheletro dell'armadio, senza nessun scarico di responsabilità, a differenza magari del passato. Cioè, serve gli impianti e devono essere fatti. Cioè, è un atteggiamento giusto che io condivido, anche se magari per il biodigestore, sul quale diciamo ho dei dubbi, non... Quello che dovrebbe venire al tuo municipio di biodigestore che doveva trattare? È l'organico. L'organico. Ecco, allora voglio dire, però questa discussione deve avere un termine, perché se no... il termine è quello imposto dal PNRR. Che non si è fatto nulla. Il termine è quello imposto dal PNRR per alcuni aspetti, per altri invece come il biodigestore è il commissario. Gualtieri che dice io questa cosa la vorrei trovare compiuta per il giubileo dietro l'angolo. Perché il sindaco Gualtieri Ma è giusto che si ponga questo. Pretende obiettivo molto da se stesso prima ancora che gli altri. Quindi è giusto che sia così. Nel senso, è evidente. Cioè, la discussione deve però vorrei anche su un questo circolo culturale dove si dibatte la no, cosa. Però io anche su questo vorrei essere chiaro. Io avrei fatto lo stesso ragionamento anche se fosse stato un altro sindaco, cioè nel senso questo atteggiamento di responsabilità e di collaborazione e di aiuto sul tema dei rifiuti, secondo me la politica lo deve fare insieme, ma come su Roma Capitale, i grandi temi, anche perché le persone, i cittadini e le cittadine sono stanche di sentirsi i politici che su temi fondamentali, quotidiani e anche strategici si litiga in continuazione e non ci si prende le proprie responsabilità. Io, sia quando non sono d'accordo, sia quando sono d'accordo, il mio atteggiamento sarebbe stato comunque uguale anche se ci fosse stato un altro sindaco.
perché questo credo che il tema della sfida sull'ambiente, del trattamento dei rifiuti, non è tanto una sfida politica, è una sfida generazionale, cioè nel senso che noi dobbiamo consegnare la città alle future generazioni una città più degna di essere vissuta, e qui il tema dei rifiuti è centrale su questo, come il tema della mobilità. E questa è quella politica di buonsenso che Daniele Torquati non la dice soltanto da presidente del municipio, ma da papà di due bambini. No, ma io lo dicevo pure in opposizione, da consigliere d'opposizione, diciamo. Quindi guardando anche al futuro dei propri figli. Sì, ma esattamente. Non era una battuta, è proprio giusto quello che stai dicendo. Non che solo per i pensiamo miei alle figli, nuove generazioni. Insomma. No, non lo dico non solo per lasciamo, i miei figli, lo dico per i generali. Poi quando entriamo nel discorso dell'ambiente questo diventa veramente molto responsabile. Senti, ancora un argomento e poi passiamo a più strettamente. Sui rifiuti prego. Posso aggiungere un'altra cosa? Prego. Il tema degli impianti non può anche in questo caso essere sufficiente da solo, perché secondo me serve una ristrutturazione anche del metodo di raccolta. Cioè noi viviamo una difficoltà quotidiana per la presenza di cassonetti che ormai non vengono utilizzati più quasi da nessuna amministrazione. La presenza del cassonetto presuppone anche poco controllo, perché è complicatissimo controllare ogni singola postazione di cassonetto. Quindi anche ultimamente, diciamo, c'è stato un dibattito su questo. Noi stiamo lavorando sulla creazione di domus ecologiche, cioè di in particolari consorzi o territori fare in modo di eliminare i cassonetti e magari non portare la raccolta differenziata, estendere la raccolta differenziata, ma fare un altro tipo di un altro modello di raccolta. Roma è grande, ogni territorio ha le sue peculiarità, ogni quartiere ha le sue peculiarità, noi dobbiamo anche diversificare diciamo, e rendere performante l'azione dell'azienda e fare in modo che l'azienda faccia il proprio dovere, ecco, in maniera quanto positiva. È difficile, ti faccio un esempio che sto vivendo proprio in questo periodo. Io momentaneamente, prima di ritornare a vivere a Roma, vivo in uno dei comuni della provincia, tra l'altro qui vicino, e vedo che c'è un'organizzazione dentro le famiglie, ma comune campagnano, così facciamo nome e cognome, dove diventa tutto molto più semplice, no? Dentro la famiglia fa l'organico. Il tema però è questo, è una questione di abitudini. Come lo dimensioni dentro Roma? Il tema è una questione di abitudine, cioè Campagnano, come gli altri comuni limitrofi, come ho detto sempre, è da oltre 15 anni, adesso non so di preciso, che fanno dove lì fanno, la provincia fu un grande artefice. Dove fanno la raccolta differenziata. Roma è in estremo ritardo, noi diciamo solo nel 2015 abbiamo fatto la raccolta, abbiamo portato la raccolta differenziata porta a porta per 48.000 cittadini e eravamo già in ritardo, quindi questi ultimi 5 anni non è stata estesa, noi dovremmo continuare ad estenderla e poi affiancare altri metodi di raccolta che siano adeguati per alcuni quartieri. Questo permetterebbe anche all'AMA di diminuire lo sforzo e reinvestire quello sforzo che non fa su altre questioni. Cioè se io tolgo in un comprensorio 9 postazioni di cassonetti, ciò vuol dire che quel camion invece di fermarsi 9 volte si ferma solo una volta nella domus ecologica. Però domando, c'era nel progetto Fortini, quindi quando ancora regnava sindaco Ignazio Marino, no? Io mi chiedo, nella realtà che tu hai appena indicato, no? Tutto sommato è abbastanza semplice, le palazzine al massimo arrivano a 3 piani, ma quando tu arrivi a Viale Marconi, no? Un palazzo dietro l'altro, uno appiccicato all'altro, però, di 12 piani faccio, lungo. Cioè, faccio questo esempio, il comune di Campagnano, prendiamo il comune di Campagnano, per arrivare a una percentuale di raccolta differenziata considerevole ha bisogno di un grande sforzo, perché comunque sono pochi abitanti. Cioè tu dici dimensionato, sì. Se noi facciamo, lo faccio con l'esempio, diciamo da noi per esempio, a prima porta, se noi facciamo la raccolta differenziata nelle case popolari, già diciamo arriviamo a una percentuale di raccolta differenziata molto alta. Ciò vuol dire che la densità di popolazione è molto più alta per Roma, quindi non si raggiunge la struttura dei fabbricati, si raggiunge. Paradossalmente noi abbiamo iniziato nelle zone più complesse per fare la raccolta differenziata, dove la densità di popolazione è molto più bassa. Noi l'abbiamo fatto semplicemente perché quotidianamente raccogliamo, cioè annualmente per esempio a Spanne raccogliamo... E che ruolo può gestire il municipio nel rapporto con l'AMA proprio riguardo al progetto che indicavi? Questa è un'altra fase di decentramento, cioè la prima cosa, a noi ci è stato affidato un dirigente locale di AMA, ogni municipio ha il suo dirigente. Questo è uno degli altri passaggi. Spero che anche su questo dal punto di vista gestionale ci sia molta più autonomia, adesso è nei fatti, io spero che lo sia anche dal punto di vista formale, ecco.
Senti, per finire il discorso sul municipio, in questa situazione di grande difficoltà economica nella quale sta vivendo il paese, la guerra, i vaccini fatti e non fatti, il virus che si sta riproponendo, quindi con una povertà sempre crescente e che vede sempre più famiglie bisognose delle istituzioni, la realtà del territorio, sempre poi nel concetto dell'autonomia, che tipo di risposte oggi riuscite a dare e che bisogno sentite, se è in aumento e quanto è in aumento? In realtà c'è bisogno di una nuova capacità delle amministrazioni di rivedere i propri servizi, cioè i servizi che venivano erogati 10 anni fa, 15 anni fa, non sono più sufficienti perché sono nuove le povertà. Cioè, paradossalmente, anche soprattutto con il Covid, il ceto medio o la famiglia, diciamo, che prima era nella media, ha delle difficoltà. Quindi fare in modo che non ci sia più un sistema di assistenzialismo solo per i bisognosi, ma fare in modo che ci sia anche un sistema di accompagnamento. Il front office di questa domanda, i primi siete voi? Certo, infatti noi puntiamo molto sul PUA, sul punto unico di accesso dei nostri servizi sociali, l'aumento degli assistenti sociali che abbiamo ottenuto, richiesto e ottenuto in questi 10 mesi, ciò vuol dire prendere in carico molti più casi e seguire non sulla quantità delle persone seguite, ma anche sulla qualità del progetto che l'assistente sociale fornisce al nucleo familiare. Poi c'è la risposta in concreto, no? Parlavo con alcuni amici, tra l'altro consiglieri comunali, adesso anche deputati di Sant'Egidio, no? Che rappresentano questa realtà che dà risposte importanti proprio riguardo a questo fabbisogno. Qui c'è un fabbisogno del vitto quotidiano, no? La fila, se prima era di 100 persone, adesso è diventata di 300. Sì, e anche la tipologia di persone. E anche la tipologia, certo. Esatto. E il municipio che municipio bisogna... ha? Tipo di possibilità di risposta? Il tema non è più tanto le risorse. Noi comunque le risorse dobbiamo mettere. Cioè, nel senso che una delle priorità assolute è quella di coprire comunque i servizi essenziali che noi eroghiamo, a parte le liste di attesa, e quindi abbatterle. Ma dobbiamo anche cambiare la natura, diciamo, dei servizi che noi eroghiamo. Cioè, noi dobbiamo fare in modo che i servizi accompagnino la famiglia, non il singolo, accompagnino all'interno di un, diciamo, processo di autonomia quella famiglia. Faccio un esempio banale. Diciamo, noi vogliamo sempre di più ridurre i contributi una tantum, cioè che è un contributo attraverso una legge nazionale che noi diamo 300 euro all'anno alle famiglie. Si chiamano proprio contributi una tantum. Noi vorremmo diminuire sempre di più quel contributo e utilizzare quei fondi per progetti attivi. Cioè, qual è la differenza tra assistenzialismo e politiche attive del sociale? Cioè, che se tu dai un aiuto per pagare una bolletta è un conto, è assistenza. Se tu dai un aiuto che in qualche modo aiuta quella famiglia a fare in modo non solo di pagare quella bolletta, ma di fare una politica attiva che ti permette di avere l'autonomia. Questo è bellissimo, ma nel frattempo poi c'è l'esigenza del quotidiano. Esatto, il contributo affitto potrebbe essere uno di quelli, cioè nel senso che io prendo in carico... Magari utilizzandolo, non come ha fatto la Raggi. Esatto, prendo una parte del contributo affitto e aumento il contributo affitto rispetto alle famiglie. Però non lo pago direttamente, è la famiglia che si prende l'onere e la responsabilità di stringere un accordo con il proprietario e il comune contribuisce. Chiudiamo questa fase di questo argomento, poi passiamo agli ultimi quarto d'ora alla politica. Che dimensione... È politica però questa. Sì, sì, diciamo, ai risultati elettorali e alle conseguenze, sicuramente questa è molto più politica di quella che molte volte sentiamo dibattere nei talk show televisivi. Sì. Che dimensione c'hai del problema e quanto senti che sia aumentata? Molto. Noi abbiamo una grande lista d'attesa sui servizi, quindi è molto, e quindi è comunque un sistema di preoccupazione. L'altra questione è fare in modo che i servizi siano integrati tra di loro, cioè lavorare insieme tra politiche sociali e politiche sanitarie. Ecco perché prima dicevo che noi abbiamo investito molto sul PUA, il punto unico di accesso, cioè il cittadino o la cittadina riferisce al punto unico di accesso e in quel momento può
fare la domanda sia dal punto di vista sanitario sia dal punto di vista sociale. Spesso queste cose una esclude l'altra e quindi c'è un tema, diciamo, di seguire la comunità attraverso il singolo o attraverso la famiglia. Bene, abbiamo l'ultima pubblicità e poi gli ultimi 10 minuti per correggermi dall'obiezione che mi ha fatto Daniele, passiamo alla partitica, va bene? La pubblicità. Per ogni questione di diritto e per ogni controversia giudiziaria potete rivolgervi al nostro studio legale, alla email ercolileonardo@libero.it e al numero di cellulare 338-3358-640. City Wonders. Top-rated tours for world-class wonders. Lego Infissi Roma propone infissi innovativi grazie ai quali si può ottenere un elevato isolamento termico e un alto risparmio di energia elettrica e gas, un elevato isolamento acustico, un maggiore comfort abitativo, eliminando fenomeni come muffa, condensa e umidità. Un innalzamento della sicurezza anti-effrazione, la possibilità di ottenere agevolazioni fiscali e bonus fiscali con sconti fino al 50%. In sintesi, 5 punti importantissimi, come le parole che compongono il nostro slogan. La qualità è per sempre. MG 2007 Restauri Edili SRL. Strutturazione appartamenti, impianti idraulici ed elettrici, opere di pittura, manutenzione. Via Orazio 31 00193 Roma. Telefono 338 2688 132 oppure 338 6353 321. mg.2007@outlook.it. Questa è la vera arma contro il Covid. Ah. Antica Norcineria di Lattanzi Franco e Figli, via Casilina, chilometro 21 e 600, laghetto di Monte Compatri. Telefono 06 94 76 055. www.antica-norcineria.com. La nostra cartoleria è in via Francesco Marconi 2, zona Pineta Sacchetti. Offriamo prodotti di cartoleria, cartotecnica, forniture per ufficio e forniture scolastiche. Siamo un punto ricezione pacchi, affiliati punto Amazon Hub Counter, TNT Point, punto Poste e DHL Point. Presso il nostro punto potrete effettuare i vostri resi Amazon con DHL e punto Poste.
E quindi qual è condizione più ghiotta, no? Che abbiamo avuto ieri Zanno come primo rappresentante del PD dopo le elezioni. Daniele è il secondo, lunedì avremo Emiliano Nucci che avete visto poco fa nel servizio, però io farò le stesse domande a tutti uguali. Okay. No? Allora, la prima domanda secondo te che si dovrebbe porre il PD nella sua riconsiderazione dopo il voto elettorale non è quella di dire ma qual è il popolo che difendiamo? Mi spiego meglio. Se è vero come è vero che acquisti un consenso nel ceto medio, cosa che è giustissima fare, per carità, non è che con questo vuol dire cancelli questo tipo di opportunità e di rapporto, ma dimentichi completamente quello che invece è il tuo popolo tradizionale, non è una necessità che si deve porre al partito di dire riconquistiamo questo tipo di rapporto attraverso una presenza sul territorio che una volta era fatta dalle sezioni, dal sindacato del problema specifico, che ne so, penso al Sunia, cioè, quando oggi a fronte di tutto questo vediamo che per esempio sul problema della casa, che è l'argomento che conosco meglio, quindi mi viene meglio nel fare l'esempio, è quell'ambito, per esempio l'ha oramai occupato l'Unione di base, no? Quindi in realtà, non è questa la prima domanda da doversi rivolgere? Sì, io credo che per esempio il tema non sia per esempio con chi ti a lei, ma capire per quale motivo gli altri partiti hanno preso il tuo elettorato. Questo credo che sia, bisogna il Partito Democratico, ma come tutti i partiti, deve riconquistare gli elettori, non il ceto politico degli altri partiti, questo mi sembra evidente. Questo è qui il primo tema. Più che altro io mi farei una domanda: a chi sono utile, cioè da dove prendo lo spunto per dire nuove idee? Io credo per esempio che lo spunto debba partire da alcuni temi, cioè quello delle disuguaglianze, quello del lavoro, quello del territorio, che è completamente sottovalutato anche grazie a molti cambiamenti della politica che sempre di più si allontana dai territori, cioè noi cancelliamo le province e quindi diminuiamo la rappresentanza. Togliamo i parlamentari pensando che togliendo i parlamentari risparmiamo, invece fondamentalmente allarghiamo i collegi molto più grandi, facciamo dei collegi molto più grandi e quindi paradossalmente premiamo solo le grandi città e non le province o non le periferie. Anche il candidato che ha maggiori disponibilità. O il candidato diciamo che ha più disponibilità, premiamo quello, oppure comunque banalmente lo allontaniamo dal territorio. E i temi diciamo quotidiani, quelli di cui abbiamo parlato poco fa, che invece sono problemi importanti, cioè centrali della vita quotidiana. Io credo che il Partito Democratico, come tutti gli altri partiti, debba ricominciare da questo. L'altra questione è un atteggiamento, cioè non si governa per governare, si governa per cambiare le cose. Se l'unico obiettivo è quello di governare, quando si arriva al governo si perde la spinta propulsiva a cambiare le cose. Invece si deve governare, si deve vincere per cambiare le cose, per migliorare o addirittura per mettere in campo le tue idee rispetto agli altri. Cosa pensi della dichiarazione di Prodi di ieri proprio, sì, che dice è uno dei difetti che è diventato troppo elitario il Partito Democratico? Sì, ma non è semplicemente perché anche questo, non bisogna fare la colpa degli elettori. Cioè, agli no, elettori. No, ma infatti lui non dava la colpa agli elettori, dava la colpa... Elitario nel senso che secondo me è questo, è una serie infinita di questioni, non è una questione. Cioè non si è perso le elezioni per le alleanze, si è perso le elezioni per una serie infinita di questioni. Beh, anche quello ha contribuito. Sì, non però è la manifestazione del problema. Cioè sì, non certo. Essere più attrattivo neanche per gli altri partiti e quindi... andare quasi o meno più o meno però, da soli. Perdona, piccola parentesi, se tu sai che c'è un sistema elettorale che chi prende un voto di più e vince, l'alleanza diventa fondamentale. Sì, però devi fare in modo che quella condizione si crei. Cioè, se tu non certo. Nel senso che se tu non diventi più attrattivo e non, anche gli alleati non ti riconoscono come attrattivo per l'elettorato. E quindi è questo il tema. Non si è perso solo ed esclusivamente per la mancanza delle alleanze, si è perso per degli errori precedentemente fatti, cioè il fatto che
si è fatto solo, si sono fatti solo dei governi, e all'interno di questi governi non si è dato il proprio contributo, si è detto sempre sì per maggiore responsabilità. Io devo dire che la situazione era difficile. Ma non era possibile fare le due cose insieme? Esatto. Così. Cioè il vecchio adagio, partito di lotta e di governo. Sì, non in maniera strumentale, questo sì. No, cioè, no, in senso, non si doveva andare contro Draghi in maniera strumentale, come ha fatto secondo me il Movimento 5 Stelle alla fine della, diciamo, sapendo che si andava alle elezioni. Perché quello lì è un risultato, poi magari puoi prendere 2 o 3 punti in più, ma è un risultato poi effimero secondo me. Io prenderei ad esempio quello che è successo in Fratelli d'Italia, cioè nel senso dal 4% si è fatta l'opposizione, poi io non condivido gran parte di come hanno fatto opposizione, ma l'opposizione si deve fare, non strumentale, non critica a tutti i costi, cercando di costruire un'alternativa. Ma la pazienza di dire forse devo passare le serate nel territorio, in quelli che oggi, un'espressione che a me non mi piace per niente, nei circoli, a me piace ancora il vecchio termine di sezione. Diciamo che le sezioni non ce l'hanno più nessuno, questo è evidente. Secondo me è stato un errore, però è un'opinione mia. Anche secondo me. Dopodiché il tema è confrontarsi con le esigenze dei cittadini e delle cittadine, cioè fare in modo che si fai politica per risolvere delle questioni, non semplicemente per starci, perché se ci stai e poi non hai nessun confronto, non accetti le critiche o addirittura non sei disponibile ad ascoltare, è inutile starci, cioè bisogna starci come ci deve stare, insomma. Però quelle strutture che noi chiamiamo sezioni erano allora ti permettevano di stare, erano un elemento di intermediazione tra il territorio e le istituzioni, no? Però non è che se in una zona non c'è una sezione, un circolo, non lo devi fare, lo devi fare comunque. Certo, a maggior ragione lo devi fare, per carità. Allora, qui un altro elemento distintivo, ritorniamo al problema della casa. Io sarò noioso, ma probabilmente ognuno parla delle cose che conosce meglio, ma se io sento dire che bisogna tener conto, quando ci stanno le occupazioni dell'edilizia pubblica, eccetera, dobbiamo tener conto delle graduatorie e della legalità. Questo non è una maniera di dire metto un povero contro un altro povero e non mi pongo il problema della soluzione del problema. No, questo è vero. Cioè nel senso che il principio della legalità deve essere un postulato. Dopodiché ma la legalità il cittadino ce l'ha, se mi dai pure i termini per essere esatto. La prima cosa, legalità, la prima cosa è confrontarsi con l'esigenza del col paese. Col bisogno. Con l'esigenza del paese, questo sì, certo, questo è vero. Allora anche qui qualche cosa va cambiata, no? Va cambiata, però non è una cosa, non esclude l'altra. Cioè nel senso, no, assolutamente. La prima risposta deve essere quella dell'esigenza e di fare in modo che la politica risponda a una certa esigenza. Però, dopodiché, due secondi di demagogia, ma quando la prima giunta di sinistra a Roma, no, disse qui bisogna eliminare i borghetti, no? E quindi si costruirono quartieri anche che non sono stati molto belli dal punto di vista architettonico, però fu una grande risposta del fabbisogno del cittadino, della città, della vivibilità della città, no? Sì, no, questo è vero. E addirittura se c'era una riserva da fare per una categoria o per una situazione particolare, non ce se ne accorgeva neanche, non c'era, perché quella legalità era data dalla risposta che la politica era stata capace questo di indicare. Il principio è vero, però io ti metto una postilla in più, cioè una difficoltà in più. Bisogna anche costruire, possano essere sicuri di viverli, certo, in sicurezza. Certo. Cioè, quindi adesso noi abbiamo problemi di rischio idrogeologico, ma certo, dobbiamo oggi fare in modo che si costruisca e certo, non avere problemi poi futuri. Cioè, il tema è complesso. In questo settore può avere tantissime risposte. Demolizione di costruzione, esatto, acquisto. Esatto. No, scusa, sono d'accordo. Quindi, voglio dire, però il silenzio poi porta a dire qualcuno che arriva e dice ma hanno dato la casa prima al marocchino che all'italiano. Il tema è confrontarsi con i problemi, cioè se uno invece di scappare dai problemi gli va incontro e cerca di affrontarli, secondo me comunque viene riconosciuto dai cittadini. Cioè quindi cittadini. La vera critica nel dibattito che state aprendo nel partito è questa? Sì. Però non è una critica, è un dato di fatto, oggettivo. È un contributo. È un contributo, è un dato oggettivo, nel senso che non c'è dubbio. È evidente che la politica serve, come
per il termine polis, cioè la vita la città. La città serve alla città, e serve alle esigenze. Io mi ricordo quelle piccole reminiscenze dal greco antico, economia politica è eikos nomos polis, regola della città e della casa. E della casa. No? Esatto. Grazie Daniele Torquati, con voi ci vediamo giovedì. Questo programma è stato presentato da Antica Norcineria di Lattanzi Franco e Figli. Questo programma è stato presentato da Antica Norcineria di